Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo del centrocampo che, come richiama l'articolo, effettivamente li chiamano i Fantastici 5. Dopo Fantastici 4, ora ci sono i Fantastici 5 del centrocampo, ragazzi. Però prima di partire e dire di chi si tratta, voglio ringraziarvi ragazzi tutti quanti ancora perché mi state facendo crescere il canale in maniera molto esponenziale. Ripeto, fino a un mese fa non ero neanche a 950 iscritti, ora ne sono quasi a 1020. Sono mai praticamente a 1020, sono a 1019, quindi ne basta uno per arrivare a 1020 e io spero di arrivare a fine settembre sui 1500. Poi dopo, ragazzi, questo dipende tutto da voi, dipende anche da me, da quello che vi porto. Sperando di portarvi nuovi format, sto pensando a qualche format, ragazzi, di portare qualcosa che in giro non c'è, ma non che voglio dire sono il migliore, però giustamente ogni canale deve diversificarsi dagli altri, quindi vorrei portare cose mie. Ragazzi, che dire? Grazie ancora, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi. Ragazzi, le robe più importanti per me sono i like e le iscrizioni. Okay, anche i like fanno tanta differenza perché YouTube lavora su questo algoritmo qua. Più like ci sono e più il mio video può essere visto da più persone. Sempre tutto questo grazie a voi ragazzi. Vi ringrazio ancora immensamente perché sto vedendo dei numeri pazzeschi che io non vedevo da tempo. Allora ragazzi, andiamo a leggere qua l'articolo. La Juventus vuole creare i Fantastici 5, 5 e dipende tutto da lui. Lui chi è? Andiamo a leggere ragazzi qua, io già lo so ovviamente, ho letto l'articolo. Un reparto può dipendere da un giocatore? Sì, o forse no. Tuttavia il mercato della Juventus e la sua valutazione finale dipenderanno da due fattori: le ali e Koopmeiners. Esatto, ragazzi, proprio lui, il quinto di centrocampo che potrebbe fare la differenza, abbinati agli altri giocatori. Da quello che si sa, l'olandese potrebbe trasformare da buono in ottimo il reparto attuale. I primi due acquisti, Thuram e Douglas Luiz, hanno mostrato da subito le loro doti. Thuram ha incontrista con tecnica ma anche il tiro, e invece Douglas Luiz personalità, intelligenza, doti tecniche e voglia di fare. L'abbiamo visto nelle partite anche già con il Brest, che è un ottimo giocatore. Il reparto conta anche di Locatelli, che è sempre un punto fermo. Non so perché della Juventus anche con Thiago Motta e Nicolò Fagioli che deve ancora entrare in condizione, ma sappiamo tutti che è un giocatore fantastico. Ecco, è utilissimo. Sono 4 più, vabbè, c'è anche Miretti che dovrebbe rimanere e che potrebbe essere il quinto elemento, ma da schierare da tra centrocampo e attacco. Però non è lui, anzi, il quinto elemento, tutto quanto. La Juventus però è in testa ha i Fantastici 5, Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Fagioli e appunto Koopmeiners. Senza l'olandese il reparto sì che è competitivo, ok, è abbastanza competitivo, non è male assolutamente, anzi, ma con Koopmeiners il reparto diventa super perché avesse anche due giocatori come Luiz e Koopmeiners abili nell'inserimento e nel tiro, e poi avreste anche Fagioli e Thuram e Locatelli abili di ricambi, senza dimenticare il sesto Miretti, perché ripeto, alla Juventus, nella squadra in generale, servono giocatori forti a centrocampo, ma di inserimento, perché il centrocampo per me è la diga dove tutto inizia e finisce, ok? Perché è il centrocampo più che costruisce le azioni di attacco. Se poi hai dei giocatori che fanno anche inserimento in aiuto a quelli davanti, alle ali o addirittura alla punta, è tanto tanta cosa ragazzi, tanta roba. Un centrocampo così la Juve non l'aveva visto dai tempi di Vidal, Pirlo, Marchisio e Pogba, ok? In questo caso il Vidal sarebbe proprio Koopmeiners, Pirlo con i giusti limiti e grandi linee potrebbe essere Douglas Luiz, Pogba da Kefren Turam. Con i debiti paragoni siamo lontani da questi mostri sacri, ma Vidal chi era prima di arrivare a Torino? E Pogba abbiamo peso a zero, senza dimenticare che Pirlo era stato scaricato dal Milan. Insomma, non è detto che si possa quantomeno tentare di avvicinarsi
a quei mostri sacri e la dirigenza lo spera. Quindi, ragazzi, io ripeto, da quello che mi è stato detto da Gruppo Manes è fatta, ok? Ovviamente l'Atalanta non può darlo ancora perché deve aspettare prima che arrivi il sostituto, ovvero O'Reilly. E l'unica cosa che potrebbe bloccare l'operazione di Koopmans alla Juventus, ipotesi remota, è che O'Reilly non superi le visite mediche. Ok? Ma non penso che non superi le visite. L'unica cosa potrebbe essere questa qua, perché l'Atalanta ormai da mesi, anche dall'anno scorso, aveva dato la parola a Koopmans dicendo: se l'anno prossimo arriviamo in Champions, tu sei libero di trovarti in un'altra squadra, di trovarci un acquirente importante, noi ti lasciamo andare. Koopmans gli ha trovato la Juventus. Juventus gli paga quasi tutto quello che l'Atalanta vuole. L'Atalanta, per tenersi buoni, stretti, i propri tifosi, dice: no, no, noi non lo diamo. Chi l'ha detto che Koopmans è in vendita? Non è vero niente. I tifosi hanno detto: vedi, 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 la Juventus vuole il giocatore, noi lo diamo. E i tifosi abboccano. Ragazzi, questa è l'unica cosa, ok? E ora, come mai l'Atalanta, se vuole tenersi il Koopmeiners, se non lo dà via, sta prendendo O'Reilly? Ragazzi, è tutto roba di soldi. Soldi, 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 soldi. E i tifosi ancora credono nel calcio pulito, nel calcio fatto soltanto per amore. Questo calcio qui, anzi, non esiste più. Non so se è mai esistito, forse 40 anni fa esisteva un tipo di calcio del genere. E quindi i tifosi devono abituarsi alle fandonie dette dai propri presidenti, perché tutto gira intorno ai soldi. Tutto gira intorno ai soldi. Ok, la Juventus, l'Atalanta ha chiesto 60 milioni per Koopmeiners, che sono tanti. La Juventus è arrivata vicino con 50 più 5 di bonus. Ok, addirittura se dice 56 milioni più 4 di bonus. Comunque siamo lì, sempre su 50-55 milioni. Tutto detto sarà fatto, ragazzi, dopo la prima giornata di campionato, a meno che l'Atalanta oggi non ufficializzi O'Reilly. E allora da domani potrebbe esserci dal grasso vista alla Juventus, Koopmeiners alla Juventus. Però mancano 4 giorni alla prima di campionato e oggi è festa, oggi è Ferragosto, non so se lavorano qualcuno, se lavori. E quindi io penso che dopo la prima di campionato Koopmeiners si aggregherà alla Juventus. Ok? Quindi i Fantastici 5 potrebbero ricrearsi senza fare paragoni con i 5 mostri sacri, perché tra Fantastici 5 e mostri sacri c'è differenza, tra i 5 mostri di differenza. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, se per voi veramente questo centrocampo potrebbe essere molto competitivo con le altre squadre, con le big. Io penso di sì, e aspettiamo che arrivi, ripeto, Koopmeiners, se arrivi qualche ala, un altro difensore, e poi la Juventus per me è a posto. La Juventus per me entrerà a regime dopo la terza o quarta di campionato, e da lì in poi potremo vedere la Juventus se potrà essere tornata competitiva o meno. Ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella, abbonatevi se vi fa piacere, e ci vediamo in un prossimo video. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.